Buonasera, buonasera cari amici, o i quasi orfani del Fab Show, perché finalmente stiamo per chiudere. Questo è il penultimo lunedì insieme, penultimo appuntamento in generale con questa baracca che poi sarà demolita come uno stadio di football americano per far spazio nel parcheggio ad un altro. Benvenuti, quel bell'uomo di Sarzappalà! Oh, in diretta dal cenacolo di Leonardo, perché quello mi sembra che ci sia alle sue spalle. C'è il nostro Giuseppe Boracino, che sembra anche un inviato di Stranamore, visto che c'è il cappellino e la sciarpa. Devo intuire che in quel di Barletta fa discretamente freddo, a meno che tu non sia freddoloso di natura. Non lo so, no, perché no, è perché se tu vedi una strana luce nella telecamera, è perché io mi sono fatto la stufa, ed è una stufa che praticamente c'ha la luce solare, una luce potentissima, e quindi sembra illuminato peggio della D'Urso in questo momento. Fabrizio, visto che come ti ho già detto, un po' più freddo, un po' più parlate tre o quattro alla volta, perché sennò non si capisce niente. Ricordiamolo che siamo in video, voi che ci state ascoltando, ovvero nessuno, siamo in video, quindi se c'è qualche divagazione di più o qualcos'altro, è perché possiamo anche vederci, faccio se un bene. Guarda, è meglio, a me è meglio se non mi vedete mai, perché considerando come sono sempre messo, meno male che non sono in pigiama o in costume adamitico, perché se fossi nudo si vedrebbe tutto il bosco di Hollywood qua davanti. Di Casaro? Qua il club degli orsacchiottoni, diciamo. Inquadra un po' la faccia di Nunzio, che salutiamo. Ecco, appunto. Ciao Nunzio. Ci stanno seguendo, perché sono ospite a casa sua, come per dire, ma questi che cosa stanno facendo? Stiamo facendo quello che comunemente noi chiamiamo nulla, nel senso, non è che stiamo facendo nulla di... Fabrizio ha una concezione filosofica, diciamo, dell'essere, della sua radio, web radio, e quindi per lui il nulla è se stesso. C'è ancora Saro che ha qualcosa da dire. Puoi hablar? Sì, puoi hablar. Chiede la temperatura che c'è a Barletta. Quanti gradi abbiamo? 10? Attenzione al 10 con la E dizionale. 10, non 10. 10, perché qui a Barletta è tutto chiuso, tutto raffreddato. Ah, e quindi è 10. Anche qua 10, anche qua 10. Ah, anche... Oh, allora tutta Italia da Cortina d'Amalfi siamo a 10 gradi, perché poi qui a Roma siamo a 10 gradi. Quelli sono la Pellegrini e Magnini, mi sai si chiama? Sì. E praticamente troppo si baciano, perché c'è il Pavesino, dai. Certo. Praticamente. Torniamo a noi. No, è giusto come... Ecco, cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Amporgia, giustamente. Sta pure in web, ma che cacchio, madonna, ma che aspetta, oh. Questa carta è un... Alfred, mi dispiace. Sembra che 3 giorni sta uguale, 2-3 giorni. Dentro di me, la madonna, wow. Se mi gioco da bottiglia, ci sto un macello di persone, cazzo. Queste battute sessocente, che non può farne, quindi te le infila anche in tutti i sensi, in tutti i modi possibili.
Nunzio, Nunzio, come... Sì. Fabrizio, devi dire grazie che abbiamo trovato sta gag del fatto che io non sono a casa mia, che sono ospite. Devi dire grazie, perché altrimenti No, ma fanno infatti io malare. ringrazio e lo faccio, lo farò sempre. Io ti sarò eternamente grato perché hai salvato sta trasmissione dal nulla. No, ma effettivamente l'hai detto giustamente tu, il nostro Saro se non infila dei cazzi è un po' come Sgarbi. Cioè Sgarbi è ormai uno che sbocca sempre e quindi anche il nostro Saro, sempre ovviamente nella misura in cui il nostro Saro è molto misurato mentre Sgarbi ormai ha le rotelle partite una in fila all'altra. Capra, capra, di coso, come si chiama? Ecco Giorgia. La nazionale di Natalina. No, ma sai perché si è invecchiata di botto, si è fatta i capelli più lunghi e praticamente sta molto male, questo è il Google Box fatto nella caccia di Sì, almeno voi siete sinceri, non come quelli di ieri sera che erano talmente razzisti da essere finti, perché a me erano sembrati. Sfuggita qualcosa, ma cosa è successo in Allora, particolare? praticamente c'era la famiglia Bua, questo è il nome della famiglia, che hanno commentato un servizio delle Iene. Posso, Giuseppe? Ecco, no, dicevo, questa famiglia, la famiglia Bua, praticamente erano padre, madre e figliuolo e commentavano un servizio delle Iene, quello del sindaco leghista che aveva, come sempre, espresso le vibranti idee del suo partito e loro dicevano, ah sì, perché non puoi parlare male dei cioccolatini. Poi quando hanno iniziato a fare le prove fisiche ha detto, sì, bravo, bravo, ora puoi andartene sull'albero. Riferito ovviamente all'immigrato di colore. E quello che però a me è sembrato è che questi commenti erano talmente pesanti da essere finti, come tutto Gogglebox. Cioè, Gogglebox è un programma finto, plastificato, non sono vere opinioni quelle. Sul fatto dei commenti possiamo dire quello che vogliamo, però in tutte le famiglie, se dobbiamo dare una visione completa, la si deve dare nel bene e nel male. Ci sono questi commenti. No, no, ma io non Sorella, noi sto. possiamo fare No. quelli che rispettano i gay, i cosi, Gli l'essere immigrati. omosessuale. Certo, possiamo fare quelli che rispettano i neri, tutto quello che vogliamo. Però nella famiglia, nel nostro piccolo, questi pregiudizi ci sono, sempre. No, Non no, ma io non dimenticarlo. sto. Quindi forse No. bisognava in qualche modo cercare di dare, in maniera finta o meno, una visione completa di quelli che sono i commenti familiari. Quindi io non mi sento di giudicare queste persone, No, comunque. no, ma assolutamente, poi ci mancherebbe anche altro, perché appunto sarebbe stato anche sbagliato il contrario, nel senso di non dare poi quel punto di vista, nel senso tutti tolleranti, tutta famiglia del Mulino Bianco, eccetera. Però per il modo con cui erano stati utilizzati tali epiteti, evidentemente. Giuseppe, perché ti avvicini così tanto? Perché quando ti avvicini ho paura del tuo commento cazziante. Guardalo, guarda come si avvicina, guarda come si avvicina. Saro, ma tu la notte cioè la domenica notte ti intrattieni a guardare Gogglebox o ti fermi quando scompare Nadia Toffa dallo schermo? No, mi fermo non appena Leo saluta Chris, Ah, già, cioè, tu giustamente guardi i braccialetti rossi. Sì, Ma. quello l'ho seguito in tanti Ormai, approfondimenti. Parlo ciao. perché io qui, ecco, io subito si è animato, io qui colui che ieri ha fatto la comparsa in braccialetti rossi sullo sfondo.
Simonetta Spiri, Fabrizio. Ma mi sa che E effettivamente è più stavo famoso dicendo, lui. ha fatto la comparsa. In quale momento, metà puntata? Di metà puntata, fatto dal sfondo, se lo riconoscete, aveva un ciuffo e come era vestito? Era tutto blu, era un ciuffo. Allora, Saro sicuramente lo andrà a ripescare su cosa? Su Rai Replay, anzi, Rai Play, come si chiama adesso? Certo, però ovviamente non sapevi che ci fosse lui, quindi starai più attento quando ti rivedrai le repliche. Ti stiamo ascoltando, Nunzio, eh. Chi dei due? La musica così è giusto per rompere il ritmo anche soprattutto ma soprattutto no è perché io volevo un attimo levare quel momento di imbarazzo di Saro che come sempre la butta a sesso e mi risulta che ma da quello che io so, da quello che ho potuto appurare in questi mesi, eccetera, Braccialetti Rossi è una serie molto casta, molto pura, molto camomilla, giusto? Ok, quindi era un po' più comica. Una vabbè, ma lì. Controfigura. Vabbè, dai. Allora, no, i 15 minuti a nostra disposizione sono finiti ed è vero, ve lo confermo. E quindi noi ci risentiamo tra un altro quarto d'ora, per un altro quarto d'ora. Insomma, ci sono tanti quarti d'ora più o meno. A più tardi.
Buon autunno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Forum, programma nuovo il nostro che ha un nome latino, un'attrice di origine belga in veste di giornalista e tantissime storie italianissime da raccontare.